pubblicato sul portale del comune un nuovo bando con una capienza di circa 900.000 euro destinato alle famiglie in difficoltà e più bisognosi per buoni spesa. Una misura pensata e immaginata dall'amministrazione Falcomatà, dal settore politiche sociali, per favorire e supportare questa fase di emergenza che ancora non è conclusa e che ha creato un disagio economico nelle tasche dei nostri concittadini. E allora è del tutto evidente che la politica diventa tale se interviene dove c'è più bisogno, nei luoghi di conflitto, di difficoltà, di bisogno, di necessità. Questo bando va su questa direzione, è un ulteriore passo avanti rispetto alle azioni che stiamo veicolando in favore dei più bisognosi, dei più deboli, dei più fragili. A questo si aggiunge anche un'importante comunicazione che ci fa ANCI insieme a UNICEF, 80.000 euro che saranno destinate nelle casse della città metropolitana per fare fronte a questa situazione gravosa, difficile e complessa che è quella delle famiglie in difficoltà e in povertà del territorio di Reggio Calabria, della città metropolitana. Su queste questioni stiamo cercando di fare una battaglia di identità con il Partito Democratico, con l'amministrazione Falcomatà, nella consapevolezza che solo sostenendo le fasce più deboli della nostra popolazione offriamo un servizio all'intera collettività e diamo un senso nobile, pulito e trasparente all'azione amministrativa e politica che vogliamo e dobbiamo veicolare.